Allora siamo in collegamento per lo spazio domandando, e cioè l'intervista a un protagonista, a un personaggio legato ai fatti d'attualità con Matteo Favero che salutiamo. Buongiorno Matteo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, Radio Rete Edicole si occupa di edicolanti, della rete degli edicolanti in Italia, che hanno a che fare molto con l'informazione, naturalmente. Partiamo proprio qui, da qui, dall'informazione, e cioè dall'eccessive notizie che parlano di guerra e che nascondono tanti altri drammi che non sono meno pericolosi e non fanno sicuramente meno morti di quanti ne fa la guerra. Parliamo dell'Etiopia in particolare, perché sull'Etiopia è in atto un intervento del Fondo Globale per l'HIV e molte organizzazioni, molte ONG italiane sono lì presenti. Favero è andato ultimamente per una ricognizione e una ricerca proprio in quelle terre, quindi sa dirci qual è la situazione e quali sono soprattutto le prospettive, cioè capire se il Fondo Globale sta dando dei risultati o no. Sì, diciamo che il Fondo Globale è impegnato assieme al governo etiope e alla cooperazione, in questo caso la cooperazione italiana, nel promuovere azioni di sensibilizzazione e contrasto contro le tre pandemie mondiali, che sono HIV, tubercolosi e malaria. Dopo circa un decennio di lavoro intenso di trasmissione di sapere, di cultura sanitaria e di sostegno alle infrastrutture, nel senso di costruzione di ospedali e di forniture di medicinali, si può dire che questa azione combinata sta dando i primi frutti, soprattutto in un progetto che devo dire mi ha molto affascinato, quello dell'esercito di donne per la salute, in questo caso è stato un esercito di pace, che promuove all'interno dei villaggi una cultura sanitaria attraverso la diffusione di medicinali e la trasmissione di saperi per riconoscere le malattie. Ecco, appunto, un quadro che per certi aspetti è innovativo, cioè si è passati da una cultura assistenziale, diciamo così, a una cultura invece che fornisce gli strumenti e soprattutto forma chi poi deve intervenire prendendo direttamente dal luogo, e cioè in questo caso dai vari territori dell'Etiopia. Esatto, si è diciamo ribaltato il modo di agire da un'azione passiva a un'azione proattiva di conoscenza e di diffusione del sapere sanitario in questo caso. Ecco, Favero, tu sei stato in contatto molto con la cooperazione italiana, con le ONG, con tutti quei gruppi che nel silenzio, diciamo così, anche qui risottolineo, dei mass media intervengono e ottengono dei risultati. Ecco, che tipo di idea ti sei fatto di questo loro lavoro continuo? Sì, devo dire per la verità che prima di lavorare alla Camera dei Deputati io mi sono occupato di alcuni progetti proprio alla cooperazione italiana. È un mondo che conoscevo, è un mondo che è cambiato ed è cambiato in positivo sia con l'introduzione della nuova agenzia per la cooperazione italiana e con un cambiamento nel modo di agire delle ONG. E devo dire che la realtà che mi si è presentata in Etiopia, pur difficile e abbastanza diciamo turbolenta, mi ha fatto cogliere i punti diciamo salienti, i punti migliori del lavoro che nel silenzio le ONG fanno. In particolare io ho visitato alcuni ospedali, ho potuto capire il lavoro di alcuni progetti del QAM, che con passione, dedizione e
una cosa che mi ha stupito, anche qualche ostacolo da parte del governo locale, comunque porta avanti azioni di sensibilizzazione di assistenza sanitaria anche innovativa, perché oltre a concentrarsi sulle tre pandemie, negli ospedali si presentano, diciamo, le malattie e i problemi sanitari che abbiamo anche noi tutti i giorni, insomma. Ecco, per dare qualche numero, parliamo di 18.000 test all'anno per la diagnosi dell'HIV, per esempio, quindi numeri assolutamente rilevanti. E devo dire che è un'altra cosa che mi ha colpito: tramite il Global Fund e il governo etiope e la cooperazione italiana, la somministrazione di medicinali, in particolare della terapia antiretrovirale per mantenere, per cronicizzare l'HIV è costante. E il problema è solamente il poter arrivare a questi centri di salute che sono diffusi un po' nelle regioni dello stato del Tio, perché è uno stato, diciamo, sterminato. Io in particolare ho visitato la regione di Oromia, che conta quasi 30 milioni di persone su un totale di 100 milioni. Ecco, io ci ho tenuto in modo particolare ad invitare Favero a questo spazio, proprio perché è un altro tassello importante per capire i flussi dei migranti, altrimenti il quadro non è chiaro, non si capisce bene come si originano questi flussi e qual è il ruolo dell'Europa. Lo dico perché dentro questa vicenda dei flussi dei migranti, a fare la differenza non sono solo le guerre, non sono soltanto le condizioni economiche, non sono solo le malattie, ma anche la situazione ambientale, perché quello che sta accadendo in quella fascia dell'Africa è una progressiva desertificazione e comunque un peggioramento delle condizioni climatiche. Favero, tu che hai visto da vicino questa situazione, che report ci puoi fare dal punto di vista dell'ambiente? Sicuramente nella tua introduzione cogli nel segno, nel senso che la questione ambientale, e non lo dico solo io, ma lo dice più autorevolmente le Nazioni Unite, è una questione centrale attualmente, sia nelle guerre. Pensiamo alla questione siriana per un secondo. Studiosi di relazioni internazionali sostengono che prima della crisi siriana e che a fomentare la crisi siriana vi sia stata una grossa siccità che ha colpito anche l'Etiopia. Si parla di una siccità nel biennio 2014-2015 che è la peggiore siccità degli ultimi 30 anni, che ha fatto calare anche la produzione agricola per un paese dedito principalmente alla pastorizia in certe regioni dal 50 al 90%. Quindi questione ambientale, siccità causata dal Niño e quindi dal cambiamento climatico più in generale, e questione sanitaria sono il focolaio dove covano le ceneri della guerra e quindi dell'emigrazione. Bene Favero, abbiamo davvero dato molti elementi di riflessione e quindi io magari più avanti, nelle prossime settimane, potremmo combinare un altro appuntamento per vedere più da vicino uno di questi capitoli e quindi per approfondire quello che purtroppo la stampa italiana passa in maniera troppo frettolosa, formando poi, dando luogo a dei pregiudizi che in Europa diventano pericolosi. Grazie a Matteo. Favore. Grazie a Matteo Favero e a risentirci a presto. Grazie a voi, buon lavoro.